Salve a tutti, Enjoy Viaticus oggi vi porta in un luogo unico. Siamo a Seul, capitale della Corea del Sud. Città di grande modernità, anche tecnologicamente molto avanzata, che però conserva anche moltissimi aspetti legati alla tradizione. Fra questi c'è questo particolare quartiere molto curioso, il Bukchon Anok Village. Anok è il nome delle case tradizionali. Il gruppo di case qui venne realizzato soprattutto negli anni 60 del Novecento. Ed è molto particolare perché sembra veramente estraneo al resto della città con i grattacieli e tutto il resto. Si trovano anche dei cartelli che indicano di fare silenzio, di rispettare la quiete degli abitanti, visto che comunque vivono più di 10 giorni. Infatti ti hanno anche protestato per il grande rumore che inevitabilmente nasce dal fatto di essere diventata un'attrazione turistica di primo livello, tra l'altro una zona molto importante, sorge tra Gyeongbokgung e Changdeokgung, i due palazzi reali più importanti. E c'è la fermata della metro della linea 3 che arriva proprio qui. Ed è da non perdere, un dedalo di stradine dove è bello camminare e perdersi per ammirare insomma questi Anok, queste case tradizionali che ci sono anche in altre zone di Seul, ma che soprattutto si trovano. Quindi passeggiate liberamente qui, magari fermate di mangiare qualcosa, scrutate il cane, cercate chiaramente di non fare troppo male, di rispettare la quiete. Detto questo, vi salutiamo, vi invitiamo a seguirci su Radio Svolta con Sogni in Valigia, il nostro programma in radio, di andare su Facebook, su Instagram, sul nostro sito e di non perdervi tutte le informazioni sui viaggi su misura di Enjoy Viaticus da Seul, dal quartiere Bukchon Anok Village. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi video.